Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qua nelle Summer News. Qualcuno mi ha scritto: ma le Summer News, ma che fine hanno fatto le Summer News? Ragazzi, dalla prima puntata delle Summer News sono stato sempre chiaro: questa non è una rubrica a cadenza regolare, esce quando c'è qualcosa da dire. In una settimana è uscito il John Deere Tagliaerba e la mappa Kurt Farm Country Park, tra l'altro solo per PC, e basta. Quindi mod uscite zero. I modder sulle loro pagine sono spariti, stanno tutti in vacanza sotto l'ombrellone, quindi non c'era niente da dire, nessuno pubblicava niente, e quindi io non posso fare il Summer News senza notizie, senza mod, senza nulla. Che mi invento? Che vedo la ricetta dei maccheroni con radicchio? Voglio dire, è ovvio. Invece oggi qualcosina l'abbiamo, sempre grazie ai modder, soprattutto di casa nostra. E quindi mettetevi comodi che iniziamo. Prima però la mia piattaforma viola in descrizione, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Prime potete abbonarvi gratis, aiutarmi e sostenermi nel mio lavoro. Poi vi ricordo anche la possibilità di offrire un caffettino al canalino, sempre per aiutare il canalino ad andare avanti. Poi il mio secondo canale, Robbimello 81 Extra, dove porto di tutto e di più. Tra l'altro oggi andremo a vedere un po' il nuovo trailer del nuovo FIFA, anche se non si chiama FIFA, ma andremo un attimino a spulciare e vi darò la mia opinione al riguardo. Robbimello 81 Extra lo trovate qua sotto, e infine il link per acquistare tutto quello che riguarda Giants dalla mia affiliazione partner. E adesso ragazzi entriamo nel mondo dei modder e vediamo che cosa ci hanno regalato. Le prime immagini sono quelle del bellissimo Fiat 180-90 messo in gioco dal nostro Edo. Guardate che spettacolo. Vedete? C'è questa bella foto del trattore sul campo. Guardatene anche i particolari, mamma mia. Bellissima veramente. Guardate che robina. E abbiamo anche un'altra foto del bestione all'interno dello shop. Vedendo l'esterno provo a buttare là la mia ipotesi: questo dovrebbe e potrebbe essere lo shop della Land of Italy. Guardate che spettacolo ragazzi, guardate qua, vedere il 180-90 sulla Land of Italy, qualcosa di spettacolare, perché l'esterno non mi sembra proprio la mappa Italia, quindi a me sembra la Land of Italy. Quindi Edo ci ha regalato con una botta, con un sol colpo, lo screenshot del 180-90 e anche dello shop della Land of Italy. Così abbiamo due piccioni con una favelas. Andiamo avanti ragazzi e parliamo di Peppe, Peppe978 e il suo Landini. Sulla sua pagina Instagram Peppe ha pubblicato questa interessantissima foto che ci mostra finalmente tutti i modelli e le potenze del suo Landini. Ci eravamo firmati al 6500, ma come vedete c'è anche il 7800. E Peppe dice che la mod probabilmente si chiamerà Landini Series, perché vedi lui fa Series. E qua ci dice che ci saranno le versioni Landini 5500, 6500 e 7800, che è questa qua, rispettivamente da 55 cavalli, 65 cavalli, 83 cavalli. Quindi ragazzi, un signor trattore. Perciò amici amanti dei cingolati, dei trattori italiani e dei Landini, questa è musica per le nostre orecchie. Sentite la musica. Ovviamente speriamo di vedere presto questo spettacolo. E come ultima chicchetta ragazzi vi mostro una trebbia che sta creando Seed Modding. Vi ricordate che Seed Modding era stato assunto da Giants e poi si è licenziato appunto per la mancanza di casa, per la lontananza, ed è tornato al lavoro sulle mod. Beh ragazzi, sta facendo questa Glianer S98 Super Series, una trebbia che effettivamente io non avevo mai visto. Guardate che bella. Spero che lui abbia la licenza per mandarla anche su console, perché sulla sua pagina mi pare che non sia specificato se è solo su PC o PC e console. Sid di solito fa i lavori sia su PC sia su console, quindi credo che sarà multipiattaforma anche questa trebbia qua.
Andando su Wikipedia scopriamo, ragazzi, che la Gleaner è un'azienda americana, dal 1923 addirittura. È un marchio popolare di mietitrebbie negli Stati Uniti, nel Midwest, eccetera, eccetera. Ed è di proprietà di AGCO, quindi, ragazzi, fa parte del gruppo AGCO. Vedete che basta che uno fa un pochino di ricerca e le risposte arrivano. Perciò è ovvio che sarà anche per console, perché se la licenza sta all'interno di AGCO ci siamo già risposti da soli. E questo è il sito ufficiale. Devo dire, ragazzi, che sono molto belle ste mietitrebbie. Anche questo colore argentato che ricordano un po' le Mercedes di Formula 1. Veramente belle. Veramente belle, belle, belle. Poi, ecco, andate sul sito, ve le vedete. Però, eccole, veramente carine. Questo dovrebbe essere il modello che sta facendo lui, comunque molto similare. Mi piace, la useremo. Probabilmente non abbiamo serie americane, quindi la useremo sulla mappa francese o cose simili, insomma. Però bella, non ce la vedo su mappe italiane, ma se state giocando mappe americane o comunque non italiane, io questa ce la vedo molto bene. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo ritorno delle Summer News. Ragazzi, purtroppo se non escono notizie è un macello. Domenica scorsa al Mod News avevo detto: raga, speriamo che questa settimana usciranno almeno due mod interessanti e sarebbe già una vittoria. Beh, ad oggi, al 14 luglio, per gli amici di console ci sono zero mod interessanti, per gli amici di PC c'è solo la mappa di Oxygen David. Siamo a uno, quindi, mamma mia, speriamo che oggi si sblocca qualcosa, se no veramente questa sarà stata un'altra settimana vergognosa a livello di modding. Amici miei, scrivete la vostra nei commenti, lasciate un bel like-ino. Io ringrazio tutti voi di essere arrivati fin qui, soprattutto ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi e andare avanti, portare tutti questi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!